Buonasera a tutti e benvenuti, bentornati nel Great Armory. Siamo tornati con un nuovissimo episodio, non stavolta delle armi personali, ma di armi fatte da noi, da me, medesimo con aiuto esterno, possiamo dire, e studi abilità. Sto dicendo un male di cazzate, però lo stesso. Soprattutto l'intro che avete visto adesso, se è venuta in una maniera passabile, vi intromette, no, non mi intromette, mi inizializzava allo stile delle armi di oggi, anche se con delle skin di me, Asenka. Asenka soprattutto ci è rimasta bene. Guarda, tantissimo. Quella mappa era orribile. Oh, che rompi. Ascolta, delle torri facevano, cioè, posso costruire. Non che sia manco a me, però per fare la cosa buono, dai. No. Punto. Era orribile. Vabbè, sempre guardare i dettagli. Due piccole premessine prima dell'episodio delle armi che abbiamo pensato per oggi, che sono veramente belline, secondo me mi piacciono tantissimo. Dato lei tossisce, quindi ragazzi scrivete hashtag prendi una pillola prima di gola. Come al solito. Prendi una pillola prima di gola. Ma io intanto... Ma sta facendo? Non mi oppi, porca puzzoletta. Baldracca. Ragazzi, vedete in tab ci sono Spac, vabbè, ci sta dando una mano anche recentemente anche con qualche video, avete visto quello della Mini Pixelmon, e l'Helper. I tester non ci sono mai, ragazzi. No, devo capire sta cosa, voglio essere un tester. Voglio essere tester, voglio essere tester. Ma io quando vi dico va bene, puoi essere tester, tu non fai test. C'è anche... No, c'è un tester che entra una volta ogni morte di papa. Ogni morte di papa. Ma io dico, essere tester vuol dire entrare, provare a farmare, provare a comprare le armi, non quelle quelle che compri con i soldi, intendo proprio prendere. Noi controlliamo i soldi e li avete sempre uguali. Li avete sempre uguali, e io non noto differenze tra prima e adesso, l'unico che farma... spacca cessi, ma non so più cosa fare, non so cosa dirvi. Comunque adesso è ritardato l'apertura ancora, perché ho deciso di fare una cosa che farà andare tutto un po' più fluido, si spera. E niente, mi raccomando, lasciate i pollici in su, perché ve lo ricordiamo sempre, perché però tu sei anche un po' scemo, anzi sarà l'età avanzata che oggi fai gli anni. Ma c'è un altro helper in chat, non noti qualcuno? Ah, lol. Cioè tu metti... Madonna, mi ricordi qualcuno, lascia stare. Ora che riffo, vabbè. Adesso vabbè ragazzi, abbiamo due helper. Sì. Perché Davids non si ricordava che uno esisteva come helper. Ascolta, non posso segnarmi tutte le cose. Cioè, non posso scrivermi le cose. Cioè, io mi segno le cose. Secondo me è la vecchiaia che avanza. Ma che rompiscatole sempre. Niente, ragazzi, mi raccomando, lasciate il pollice su. Probabilmente sta parte la taglierò. E... No, la tengo tutta, sti cazzi. Dovevo dire un'altra cosa, non mi ricordo più. Vabbè, comunque andiamo. Mi segue, signorina. Ho trovato sto tempio da raggiungere. Lo sfrutteremo per le armi di... Ti giri! Venga qui. Ho usato questo... Dove è andato? Dove sei? Ecco. Dove sei? In Giappone. Mi raccomando, il solito ventolino, perché fa figo sentire il ventolino nell'orecchio. Ma si sente tanto? Lo sento da qua adesso. Ok, adesso si sente. Ora no. Cavolo, allora, come avete visto dall'anteprima, dal titolo, probabilmente oggi abbiamo 5 armi ispirate a League of Legends. Aspetta che metto una torchia, perché... Oh, non si vede un cazzo. Io ci vedo. Allora, abbiamo 5 armi ispirate a un top laner, a un jungler, a un mid laner, a un support e una di carry. Ok. Io ti chiederei di spiegare adesso tutti i ruoli. Per chi conosce League of Legends bene, se no cercate su un sito molto buono, l'ho scoperto recentemente. Ma sfumate sotto. No. Sono i ruoli che Davids ve le dice con molto piacere. No, seguo il mio consiglio, un sito l'ho scoperto recentemente, si chiama Google. Descrivi League of Legends ruoli, ti dice tutto quello che vuoi sapere. Te lo giuro, è un sito buonissimo, comprato recentemente, però... L'hai comprato recentemente? L'ho trovato recentemente, che comprato! Ho detto che l'hai comprato. È noiosa. Comunque, arma ispirata a Garen, giustizia di Demacia, se riesco a copiare, ma va. Giustizia di Demacia! Io so come si copia dalle time frame, vabbè me la give. Shot, get, come si chiama? Ok. Ma perché io sta skin?
Beh, non più ancora, perché sei Lux. Poi l'arma del jungler, ovvero Gragas, quindi barile esplosivo. Poi l'arma ispirata a Orianna, quindi se non sbaglio si chiamava Onda. Lilith, ma perché non mi dici che sono in Vanish? Perché io rovito se sei in Vanish? Perché non me l'ha data? Onda 2, 4. Ah, perché l'avevo già nell'inventario, quanto sono cretino. Poi c'ho l'arma di Miss Fortune e infine l'arma di Gianna. Comunque, quando le facciamo vedere, se riesco in basso a destra, faccio vedere un'anteprima dell'ulti com'è realmente. Tanto non me l'ha spinto. Hai preso tutto? Eh? Hai preso tutto? Preso tutto, tanto sto posto tipo non verrà mai usato nei sequel. Venire. Okay, okay. Allora, okay. Le facciamo prima vedere. Ma io voglio la speed, me l'hai tolta. Basta. Allora, prima le facciamo vedere, facciamo vedere le differenze tra l'ulti e non. Prima di tutte direi di iniziare l'ultima, teniamo l'alma buggata perché è buggata. Poi prendiamo un tester a scelta. Mi tengo pronto. Guarda quello che ha scosso sulla testa e dici di no. Guardalo che bastardo. Ma comunque, io lo farei apposta a prendere lui. Allora, la prima arma, come potete vedere, è quella di Gragas, che da noi fa così. Ovvero, fa un'esplosione, lancia un oggetto, dovrebbe essere il barile, e esplode, molto semplice, fa un bel knockback che lancia tutti lontano. L'arma invece, sì, questa è quella del jungler, l'arma del, di quello che va a mid, di Orianna, è l'onda d'urto. Mid laner, uguale. Lancia una palla che esplodendo attira tutti a sé. Che dicesse odio le cose molli. No, comunque andiamo avanti. Perché a me non va? Sì che vale, stai lanciando. Ah, ok. No, ma perché aspetta? Perché? Vabbè, comunque l'arma della AD Carry è quella di Miss Fortune, ovvero tempesta di proiettili. È molto semplice, dà delle menate. Questa fa male, Può sembrare una cavolata, ma questa fa un male della Madonna. Poi le proviamo tutte perché questa fa male. E la penultima, quella del support, ovvero Gianna Monsone. Cosa fa? Non fa danno, non fa niente del genere. Se tu sei indebolito, ci stai vicino, attivandola, fa cura a tutte le persone intorno a sé, a un certo range. Puoi stargli anche dietro, funziona. Ovviamente siamo a vita piena, allora non conta un cazzo. Lo so, può sembrare una merda vista così, lo so anch'io. No, è che non mi funzionano, no, a me. No, ha un cooldown molto alto. Ah, ecco perché. Ha un cooldown molto lungo. È quella che si bugga. Aspetta un attimo. L'ultima arma è quella di Garen, che dobbiamo andare sul tetto per vederla, perché sennò la vediamo. Ovvero giudizio di Demacia. Lanciando l'arma, lancia una spada. E il giudizio di Demacia, una fence, ti colpisce in fronte. Figo, dai. Okay, prendiamo un tester. Svuotatevi, ragazzi. Ok. Chi è che vuole venire a morire? Anzi, no, lo decido io perché sono più figo. C'è Spark che saltella. Sì, poi senza armor. Vuole morire, hai visto? Vuole morire. Guardalo. Che tentazione nell'ammazzarlo. Guarda che tentazione. Ah, è arrivata la tentazione. Ti sei svuotato? È svuotato, sei bello libero? Io metterei un armor se fossi te. Aspetta, la do io, va. Sì, perché io so come si scrive, no? Perché sapendo come si scrivono le cose, io so. Perché mi devi fare queste cose? Te? Tieni, spacca, per carità divina, to. Io lo c'ho. Ah, ti ci hai messo? Perché lo faccio anch'io. E comunque, ok. La prima arma della lista è il barile esplu. Ma che infame! Che bastardo! Bravo, hai capito chi comanda. Sei sul cazzo. Hai capito chi comanda. Che bastardo. Deve tenersi buono uno dei due help, Fonder help. Bravi, no? Eh sì, uno dei due help. Allora, la prima arma è il barile esplosivo. Guarda, beh, non è male. Fa anche male. Se ti becca bene, vedi, ti sbalza anche via. Non è male. Dai, non è male, molto utile in PvP, molto utile in PvP, soprattutto quando sei in tanti. Questa qui la usi via. Patapam! Vabbè, che ne pensa? Aspetta. Lei? Aspetta, no. Carina, però c'è anche lui che voleva provare, quindi in due, perché capisci che dove è finito? Uno è lì. E l'altro dov'è il gattaccio? Guasciottiamolo! Spara!
Basta che l'ammazzi davvero quello lì. Tornate qui, codardi. Anzi, visto che hanno poca vita, aspetta, visto che hanno poca vita, sfruttiamo sta cosa. No, non la sfruttiamo più, perché vedo che hanno già vita piena. Togliamogli un po' di vita con la onda d'urto, che è un'arma che questa invece di lanciare via attira. E pom! Attira verso sé, allontana. Che figata, aspetta che la voglio provare io. Ridiamogli vita. Pom! E li attira a sé. Mi piace quest'arma qua. Perché vi picchiate da soli voi? Sono due cretini. Perché? Con questa, se mi state vicino. Ma piantami dai di vita! Da due ore cerco di indebolirli apposta. Aspetta, usiamo quella di Miss Fortune adesso. Quella Miss Fortune è quella che ha appena usato. È questa, la tempesta. Che allora non è molto precisa, ma se ti colpisce molto ravvicinata, fa tanto danno. Tipo, colpisco da qua, fa tanto danno. Illa lì. No. Col monsone? No. E pom. Da un colpettino e vedete, hanno rigenerazione. Vedete, entrambi si stanno rigenerando. Molto figa questa, eh. Questa non l'avevo mai fatta un'arma così. Togliendo di vita. Hanno rigenerazione, mi sa che è per troppo. Poi ho shotto la mia, se non state fermi. Perché quello vola? Perché hanno la fly. Infa. Togli la fly. Ma perché devono... Perché siete scemi più scemi? Aspetta, aspetta, aspetta. Onda d'urto. E pa 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 pa. Che boccia. Ma è morto Mirko. No, vabbè. Oh, curali. Vieni qua, monsone. Vai, vedi, curati. Spacca era lontano dal range. Mi spiace, la sua vita sarà molto breve. Vieni qua lei, vieni qui. Però dai, a me piace un casino. È figa sta cosa. Guarda, guarda quanta rigenerazione. Cioè questa è proprio un'arma d'aiuto. Tipo il vecchio spirito. Però questa c'ha la differenza che cura. Se io tipo sono lontano di spalle, niente, una. Lontano così li becco lo stesso. Yes, madonna. La faccio. Madonna. Ecco, li becco anche se sono. Cioè, non li, ti ho davanti. Ti colpisco. Hai visto? Ti colpisco. Hai visto che ti colpisco? Hai visto che ti colpisco? Sono bravo, vero? E per l'ultima, bisogna che ci allontaniamo un attimo. Perché non si può provare qui. Andiamo sopra? No, perché non c'è più. Aspetta. Allora, portami fuori. Aspetta. Momentino, ok. Lei ci tippi, io tipo qua cojo un tester. Pronto tester? Faccio io perché io sono avanti e indietro. E pom! Non l'hai preso. Contiamo, non è che c'è, non c'è. E pom! Beh, dai, danno glielo fa. Guarda, guarda. Più ti colpisce con precisione, più danno ti fa. Molto, molto carina. Dai, che la ammazziamo. Sì, non è male. Un colpo bastava. Torniamo di là e... Aspetta, torniamo di là un attimo. Torna all'arena. Ok. Che palle quando mi tippi. Aspetta, tippi. Ok, io sono all'arena. Mm-hmm. Sono leggermente chiuso. Aspetta che scendo. Perché adesso spacca Cessi, dice che ha l'armor spaccata. Ah, c'è per questo. Poccato, poverino lui. Poverino, spacca Jesse. Sì, perché si è fatto male, quindi c'è Jesse. E comunque, diceva. Ma quanto sei simpatico, veramente. Quanto sei simpatico. Cosa dobbiamo fare qui? Niente. Ah, siamo tornati qui a cavolo. Guarda, guarda, mm-hmm. Che sfruttano le armi, madonna. E non le provano i beta tester. Sono tutte armi bellissime che potrebbero provare. Non le provano. Madonna, 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 kick. Chi ha ammazzato? Qualcuno. Quello è morto, direi. Bene, ragazzi, queste sono le armi spiegate. Aspetta. Cosa? Perché devo vedere sto massacro? Devo vedere questo massacro in diretta. Chiamo il WWF. Tacite. Morto. È morto. Quindi bene ragazzi, spero che l'episodio vi possa essere piaciuto. Ho pietà.
Queste sono le armi, 5 armi ispirate a League of Legends. Dici se queste armi vi piacciono, magari ne tiriamo fuori altre, perché tanto i champion sono tanti. Magari riusciamo a tirare fuori qualche cosa, magari sono proprio una linea sport di League of Legends. Vabbè. Quindi ragazzi, se l'episodio vi è piaciuto vi ricordo di lasciare il pollice su. Se l'episodio non vi è piaciuto vi ricordo di lasciare il pollice su. Commentatelo, condividetelo dovunque, anche a Cesso mi raccomando. E niente, direi che anche per stavolta l'episodio si può concludere e dire che è finita. Finita, ciao ciao. Dov'è che devo uccidere qualcuno? Devo uccidere qualcuno col parere esplosivo. Madonna, che no. Che no.